Ringrazio Alessandra, l'associazione che ci ospita, il Punto Infinito, ringrazio tutti perché siete veramente in tanti e questo come sempre genera una profonda emozione da parte nostra che, come Alessandra ha ben introdotto, ci collega e nel corso di tanti anni ci unisce e ci porta sempre di più a presentarci, a dare tutto noi stessi per la testimonianza dei segni e degli eventi e dei documenti che, viaggiando per il mondo insieme a Giorgio da tanti anni, ormai sono più di 23 anni che lo accompagniamo, insieme a Pier Giorgio l'abbiamo accompagnato in tanti paesi nel mondo, e ha creato una grande rete che rispetto a quella che è la popolazione mondiale è minima, però siamo in tanti e siamo qui, ci sono vari gruppi collegati in tutta Italia, che saluto, anche a livello internazionale questo personaggio, quest'uomo ha attivato tantissime associazioni, tantissimi movimenti, chi opera, come diceva Alessandra, nella spiritualità in senso lato e allargato del termine, chi opera nel campo della cultura, della diffusione della cultura e della legalità, chi opera come noi nel settore della solidarietà. E questo significa in una parola sola che c'è spazio per tutti. C'è spazio per tutti perché questo meraviglioso pianeta che abitiamo è la riteniamo come una madre. E la Funima International è presente in questo tipo di eventi per presentare appunto i progetti di solidarietà e i progetti solidali che ha portato avanti e che cerca di fare appunto per sollevare le sofferenze dei bambini, le vittime sacrificali innocenti e ingiustamente messe sull'altare della barbarie e della mentalità assassina dei governi che tutto si occupano meno che del futuro dei nostri figli, no? E quindi la Funima, ecco, ha spazio sempre breve perché gli argomenti sono tanti, per poter dire, invitarvi da un lato a conoscerci, ad avvicinarvi al banchetto, a capire chi siamo e che cosa stiamo facendo per questi bambini. Adesso, oggi nello specifico, vi presenterò il progetto che da un anno e mezzo stiamo portando avanti, un progetto in Paraguay. E presenteremo un filmato di una decina di minuti che vi fa entrare direttamente nel cuore di una delle iniziative che attualmente stiamo sostenendo. Dall'altro però vuole scaturire prima di tutto in noi stessi, che abbiamo le mani in pasta, dico io, e anche in voi, quel senso per farci scattare quel senso di recupero, del fatto che non possiamo concepire nello stato attuale la famiglia e i figli solamente quelli carnali che abbiamo. Dobbiamo allargarlo questo senso di famiglia, questo senso di appartenenza, per poter anche uscire dal fatto unico, bellissimo, di essere magari solidali, di fare un'offerta, di costruire un centro, di scavare un pozzo, di costruire un ospedale. Però oggi non basta più, non basta più per un motivo semplice, non basta più perché da un lato si fanno queste cose, le associazioni sono tantissime come la nostra, ma dall'altro le cifre di bambini che muoiono massacrati per abbandono, per fame, per sete e per quant'altro, vittime delle bombe a grappolo, vittime delle mine antiuomo, vittime dei bambini soldato, tutto un elenco, i numeri sono in aumento esponenziale. E questo non può essere, questo è terribile. Io ogni volta che ci rifletto su questo mi vengono i brividi, primo perché sono madre, secondo perché sono viaggiato tanto, quindi quando tocchi con mano non puoi dimenticarti, ti dimentichi se sei un egoista. Ma dal momento che hai visto, sai, quando tocchi è diverso la cosa, quando i bambini li abbracci, li tocchi, li vedi. Quindi io ringrazio, sono sempre profondamente devota a Giorgio e a quello che ci ha dato l'opportunità di fare, perché viaggiando con lui, che con la gente che gli diceva Giorgio aiutaci in Africa, in Russia, mi ricordo in un ospedale, pensate, questo non l'ho raccontato mai, in un ospedale a Kaunas,
all'ospedale dove c'erano questi bambini addirittura legati in lettini perché non, la povertà e la miseria del paese non consentiva allo Stato di avere il personale per accudirli, quindi di cambiare assorbenti, di cambiare bambini che avevano problemi anche fisici, ecco lì, abbandonati. E quindi non sono come se fossero i figli nostri. Adesso noi cominciamo a vivere sulla nostra pelle i problemi della sanità, cominciamo a vivere il fatto che a fine mese non ci arriviamo, che non abbiamo lavoro, che la disoccupazione aumenta. Ma questa è una realtà terribile che è già estesa in tutto il pianeta. Adesso comincia a toccare anche a noi. Ecco, di queste cose oggi parliamone con Giorgio, cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare per cercare di rimanere, di non perdere né la testa, ma soprattutto il cuore, no? Adesso guardiamo insieme il filmato e poi vi saluto. È il progetto Icos del Sole, siamo in Paraguay ad Assunzione. I nostri amici responsabili sono venuti a trovarci e hanno trascorso un mese con noi, a dicembre. Il Paraguay, un paese dalle grandi potenzialità, dove la cultura indigena convive con la cultura iberica, dove ad oggi una porzione significativa di minori non gode del pieno dei propri diritti. Gran parte della popolazione paraguayana non riesce a garantire alimentazione, educazione ed assistenza sanitaria ai propri figli. Le stime ufficiali dimostrano che circa il 40% della popolazione vive in stato di povertà e il 20% in stato di indigenza. 6 bambini su 10 non vanno a scuola o non terminano il loro percorso di studi primari e si vedono obbligati a cominciare a lavorare in età precoce. Asunción, la capitale, più di 520.000 abitanti. La città presenta un alto tasso di minori che lavorano sulla strada, privati della propria infanzia e dei diritti fondamentali dell'essere umano. Sono venditori ambulanti, giocolieri, cagnolanti. Molti di loro non hanno neanche un tetto per la notte. Sono niños in situazione precaria, bambini di strada, una fascia sociale vulnerabile che si muove nel tessuto urbano di Asunción, dove sono centinaia i bambini, le bambine, gli adolescenti costantemente sottoposti al rischio e a gravi problemi come la dipendenza da droghe, l'abuso psicologico e sessuale, le malattie. I conviventi della periferia della città di Asunción, la maggioria sono già chicos che hanno nacido in hogares che también già se criaron en la calle. Las madres son ya productos de la calle. Entonces las madres, padres, que algunos no conocen sus padres, ya son de un estrato social muy bajo, son gente muy pobres económicamente, desarraigados desde toda la sociedad, viven en villas, viven en casitas muy precarias, fuera del centro de la ciudad, en los alrededores, sin el más mínimo servicio social, donde viven, no tienen agua, no tienen la cloaca, el servicio sanitario, no tienen nada, viven bajo carpas. Y el calor es excesivo en nuestra ciudad, el ambiente muy poluido, y estos chicos, para ayudar a la economía del hogar, porque son cada señor tiene 7 u 8 hijos, entonces para ayudar salen a la calle, venden figuritas de santo, algunos cantan en los ómnibus, otros limpian el parabrisas de los coches con sus aparatitos de limpiar y su agua, otros venden bebidas Coca-Cola, otros las madres preparan jugos, helados y lo venden a los que quedan en los semáforos. In questa realtà nasce il progetto Hijos del Sol, ovvero Figli del Sole, gestito da Omar Cristaldo e Linda Noguera, che dal 2009 lavorano per fornire a tanti bambini i mezzi di sussistenza per giungere in futuro alla propria autonomia e per allontanarsi dalla strada. Stiamo con questa nuova lavoro che abbiamo cominciato. Questi bambini si sentono di amore, si sentono bene, l'alimento principale di ellos.
50 niños más o menos, pero inscrito hasta hoy 178, de los cuales están de 22 a 45. Hay hasta 50 niños más calorosos, merendando, higienizando y recibiendo eso que con mucho amor estamos dando la atención. Un sogno che Omar e Hilda ogni giorno cercano di raggiungere, coinvolgendo anche altri collaboratori, come Graziella e molti volontari. Il progetto si sviluppa nell'omonimo centro di accoglienza Hijos del Sol, sito nella Gran Via, l'arteria metropolitana centrale di Asunción, in una zona ad alto rischio e per questo definita dalle autorità locali zona rossa. Una zona che pullula di bambini di strada, la cui voce è soppressa dalla frenesia della città e dallo sguardo assente dell'indifferenza globale. Il progetto viene sostenuto con continuità dall'associazione italiana Funima International Onlus, attiva dal 2005 nel campo della solidarietà e della cooperazione internazionale. Tra i guignoni di questa affiatata collaborazione con il Paraguay sta il suo fondatore e ispiratore morale, il giornalista Giorgio Mondovani. Giorgio si è sempre distinto per il suo impegno sociale a favore di realtà svantaggiate, sempre affiancato dal lavoro di informazione e denuncia per affermare i diritti negati e difendere il futuro delle prossime generazioni. La sua profonda esperienza di stigmatizzato ha creato attorno a sé un grande fermento culturale che trova il suo fulcro nei valori cristici di fratellanza, amore, non senza giustizia e legalità. Questo si traduce nella scelta di lavorare a favore del mercato. Funima International è lo strumento concreto in questo impegno umanitario. La Onlus è presieduta da Mara Testa Secca e coordinata da Giovanni Pugliomacco. Anima il lavoro quotidiano di Omar e Hilda, che con devozione accolgono i bambini di strada per proteggerli, per dare loro un luogo sicuro dove vengono assicurati il diritto all'alimentazione, all'igiene, alla salute. I servizi integrati che offre Hijos del Sol riguardano alimentazione. Si offre un pasto 4 volte a settimana, educando i piccoli alle corrette pratiche igieniche. Assistenza medica di base, con trattamenti di ogni genere e di parassitazione finale. L'assistenza medica specialistica per dei trattamenti odontoiatrici, avvalendosi della collaborazione del Ministero della Salute paraguayano. Solo nel 2011 si contano ben 460 trattamenti ambulatoriali, con una frequenza media di 50 bambini giornalmente assistiti. Il dispensario medico è essenziale. Il problema è che il Ministero della Salute e gli enti privati effettuano donazioni raramente, non con costanza, e noi necessitiamo di costanza per poter portare avanti quella lavoro adeguato. Sopperiti i bisogni primari, si lavora nel campo dell'assistenza psicosociale attraverso attività ludico-ricreative, istruzione informale. È di fondamentale importanza l'intervento di alcuni educatori della Facoltà di Psicologia di Asunción, che organizzano periodiche riunioni con i bambini per fornire una corretta informazione su temi caldi, quali la salute, la droga e le sue conseguenze, la gravidanza precoce, per prevenire situazioni a rischio. Hijos del Sol mira ad alimentare l'autostima di ciascun bambino, lo sviluppo delle sue qualità, l'educazione ai valori della vita. Noi siamo installati in una zona molto delicata in questo senso, dove hay más chicos che altre esquinas, una esquina molto importante, perché ahí donde más chicos están existiendo en este momento. Y tratamos de inventar juegos, de dibujos, enseñarles algo, transmitirle nuestros conocimientos, transmitirle las nociones básicas,
que ellos necesitan porque ni van a la escuela, ni tienen padre. Son chicos criados como, digamos, animalitos, y es muy triste. Y hay muchas madres, la mayoría embarazadas o con bebés chiquititos recién nacidos, que no la asistimos, no buscamos lugar donde nacen sus hijos, buscamos medicamentos, la cunita para el niño, el colchoncito, la ropita. ¿Cómo podemos? Somos pocos, nos movemos y conseguimos lo que podemos. En este momento es el internet. Hijos del Sol ha anche piccoli spazi in mezzo ai vizi al riposo dal lavoro di strada. Le attività di progetto sono coordinate e gestite dall'associazione locale del Cielo alla Tierra, che si occupa anche di sensibilizzazione. Omar cura infatti una serie di incontri con le scuole per diffondere le problematiche sociali, culturali e ambientali del Paraguay e del mondo, rivolgendosi inoltre ad importanti trasmissioni televisive e radiofoniche. Questi bambini cercano sì un pasto caldo, cure mediche, ma soprattutto cercano il nostro amore e la sincera dedizione del nostro agire. Si sono aperte le porte di una nuova realtà che forse non conoscevi. Ed ora puoi far sì che diventi parte di te, affinché questi bambini siano i tuoi bambini, affinché un tuo piccolo gesto possa determinare un grande cambiamento. Queste immagini si commentano da sole e ringrazio Barbara Drago, che cura l'ufficio stampa e ha curato appunto la comunicazione, che come vi dicevo prima vuole andare al di là del fatto di toccare il vostro cuore. Vi invito tutti ovviamente a ritirare lì nel banchetto questa brochure dove si spiega al dettaglio, c'è un sito che spiega al dettaglio cosa si può fare, cosa si sta facendo e cosa si potrebbe fare tutti insieme, perché noi ci richiamo sul posto, vanno continuamente volontari come avete visto. Adesso in questo periodo c'è un ragazzo di Varese, tra 18 giorni parte un ragazzo di Genova, che non cercano appunto di farsi una vacanza, cercano, si rendono testimoni da un lato, strumenti dall'altro, per dire: oh, nel mondo c'è bisogno di solidarietà, c'è bisogno di capire e di sapere cosa sta accadendo negli altri paesi, perché già il problema dell'informazione lo stiamo vivendo anche nel nostro paese, giusto? E non sempre. Siamo stati l'altro giorno all'ambasciata del Paraguay e abbiamo avuto delle divergenze sul modo di fare comunicazione. A loro non piace che si vedano certe realtà. Invece noi abbiamo chiesto: ci mettete un patrocinio affinché no, abbiamo più forza nel farle vedere, ma abbiamo intuito che non gli piace tanto, chissà perché. Noi non ci fermiamo, le facciamo vedere, le testimoniamo, ci diamo da fare. Quindi chiedete a Pasqua e chiedete ad Antonella questa brochure. Io ringrazio tutti i volontari. Pier si è un attimino assentato perché c'è stata una bella cosa, è venuta Telenorba, che è una tele locale interregionale se non erro, e sta facendo una piccola intervista a Pier Giorgio, quindi sono sola però quindi approfitto per ringraziare tanto i volontari senza i quali tutto questo non sarebbe possibile, né l'informazione, né il lavoro, né le tante attività che svolgiamo a sostegno delle iniziative che portiamo avanti, che può essere un semplice mercatino, che può essere una cena di beneficenza, che possono essere iniziative, forse non è dove Rocco, forse non è un caso, forse non è un caso questo che è accaduto adesso, questa assenza di Pier, perché avevo intenzione di appunto dare valore alla figura del volontario. Alla figura del volontario, che non è una persona buona, è una persona che si mette in relazione con l'altro, basicamente è questo, senza
ricevere alcun compenso. E tra tutti quelli che ringrazio, a partire da Alessandra, Licia e tutti gli altri che sono venuti anche da altre parti d'Italia e sono qui presenti, anche dalla Calabria stessa, qui ce n'è uno in particolare che mi tocca sempre il cuore, è Rocco Caporusso, che è qui presente, è un grande musicista, un grande compositore di 24 anni. Con lui abbiamo fatto un bellissimo concerto, proprio loro ci hanno invitato a un bellissimo concerto che si è tenuto a Bari nel 2009. Dopo la vita è stata un po' dura con Rocco, un incidente lo ha messo a dura prova, ma lui è un esempio di forza di volontà e di reazione, di avere il coraggio di andare avanti. E la musica lo tiene vivo, adesso compone con il computer, è dritto come un fuso, da che ha passato un lungo periodo in coma, ed è qua in mezzo a noi. Un applauso a Rocco, per favore. Io spero che non abbia esagerato, perché secondo me ha esagerato. Però comunque vi ringrazio della vostra attenzione tutti quanti, distintamente, veramente grazie. Io ho solo vissuto una breve esperienza, per fortuna, grazie a Dio, breve esperienza, ma non facile esperienza, breve per fortuna. Esperienza dura nella quale praticamente ho subito un coma farmacologico, per fortuna solo farmacologico, ma non è che ho tutto risolto, soltanto uscendo dal coma già era andato in piedi, assolutamente no, anzi c'è voluto, sì infatti, perché c'è voluta molta riabilitazione anche dalla parlata, alle ciglia, alle gambe, tutto, davvero. Però se posso servirvi come breve esempio, che se vogliamo possiamo cambiare la realtà fuori e noi stessi, quindi ecco a voi Giorgio Caria. Salve a tutti, che piacere vedere così tanta gente, sono felice, quindi benvenuti, anzi benvenuto io, perché ditemelo voi, perché sono a casa vostra. Allora, affrontiamo degli argomenti, vi farò vedere subito un documento importantissimo, è una notizia di ieri. Quello che vi voglio trasmettere, in quanto l'ho maturato attraverso la mia professione, io sono un documentarista, sono autore di documentari che qui in Italia sono andati in onda su Voyager, all'estero vanno in onda su altre televisioni nazionali, dalla Russia agli Stati Uniti, agli Emirati Arabi, eccetera, eccetera. Allora, il documentarista, siccome crea dei documentari, deve documentare ciò che fa vedere, cioè deve produrre una base di sostegno probante attraverso immagini, filmati, testimonianze, che diano una certa, diciamo così, appoggio, un certo appoggio che quell'argomento presentato ha un fondo di verità, o addirittura è la verità. Quindi è una ricerca che non ha niente da invidiare a quella che potrebbe essere una inchiesta giudiziaria, cioè bisogna trovare le prove. Domanda, perché in tutto il mondo, e questo ve lo testimonio io perché il mondo l'ho girato abbastanza, si dice credi agli UFO, come se fosse un argomento di fede. Non è una religione gli UFO, per quanto si cerchi di farla passare in questo senso, e anche perché ci sono state delle derive in tal senso, però come ci sono state delle derive nel senso dell'ufologia, ci sono state derive nel senso della scienza. Penso che la deriva più assurda e atroce sia la bomba nucleare, ci sono state delle derive nell'ambito delle religioni ufficiali. Vi ricordo 5 secoli
di dittatura feroce che ha ucciso nelle forme più atroci milioni di persone, si chiamava Santa Inquisizione. La conoscete? Ne avete mai sentito parlare? Quindi, se c'è stata deriva nel mondo ufologico, non è tanto per l'ufologia in quanto ufologia, c'è deriva perché l'uomo di questo pianeta, cioè noi terrestri, tendiamo alla deriva in qualsiasi campo. Avete sentito le notizie recenti delle derive in campo sanitario? Si operano tumori che non esistono, si tagliano gambe che sono sane, si operano seni che sono assolutamente sani. Quindi l'uomo va alla deriva in qualsiasi campo esso si esprima. Si dice: abbiamo bisogno delle centrali nucleari di terza generazione perché sono sicure. Io ci posso anche credere. Il problema è che è l'uomo che non è sicuro. Quindi qualsiasi cosa che sia pericolosa, che viene messa in mano all'uomo, diventa insicura, anche se teoricamente in essa, come tecnologia o scienza, ci fosse l'assoluta sicurezza. Quindi noi non abbiamo un problema tecnologico, noi abbiamo un problema come esseri umani. Siamo noi quelli che dobbiamo essere aggiustati, non le tecnologie, che in quanto tali a volte funzionano bene. Quindi il problema profondo è l'uomo. E il problema maggiore, perciò, che l'uomo lo si riscontra in tutti gli ambiti di potere. Sono secoli che i popoli sono schiacciati da pochi esseri umani che sono in tutto e per tutto simili a noi, tranne che in una cosa: sono molto più crudeli e assassini di quanto mediamente noi che siamo brave persone siamo. Il potere è sempre stato assassino, non ha mai fatto gli interessi del popolo. Ovviamente si è sempre spacciato, comprese le dittature, come colui che invece vuole fare gli interessi del popolo, ma non lo fanno mai. Sono 60 anni che i politici ci promettono tutto, l'hanno mai mantenuto? No. Adesso forse il signor Mario Monti, Bilderberger, trilaterale, massone, se ne va, forse. Ebbene, quando lui è stato indemocraticamente messo su quella poltrona, tutti ci hanno promesso che avrebbe risolto i nostri problemi. Li ha risolti? Li ha risolti? È una domanda. Li ha risolti? Non li ha risolti. Quindi ci hanno mentito. Oppure, mettiamola buona, sono degli incapaci, li dobbiamo buttare fuori a calci nel sedere, perché si propongono come esperti, dice, i politici non riescono più a risolvere, abbiamo bisogno dei tecnici, cioè degli esperti. Allora, il politico si chiamava Silvio, lo conoscete Silvio? Ecco. Il politico ci aveva promesso che avrebbe risolto i nostri problemi, ha risolto i suoi, con 55 leggi ad personam. I nostri non li ha risolti, li ha peggiorati. Però è venuto questo tecnico, quindi non un politico, messo lì, ripeto, indemocraticamente, e in un anno ha fatto più danni lui, forse dei 20 anni di Silvio. Perché? Perché questo signore, come tutti gli altri che si siedono su quella famosa poltrona, che c'ha una colla che poi a staccarla è veramente dura, non salgono lì per fare i nostri interessi, salgono lì sempre per fare i loro interessi. È una storia che va avanti da circa 6.000 anni, da quando tra il Tigri e l'Eufrate si sviluppò la civiltà siro-babilonese. Va bene, quindi noi abbiamo un grave problema come esseri umani, cioè siamo sempre governati, cioè dominati o schiavi, meglio dire, di qualcuno. Noi siamo schiavi di lusso perché mangiamo, abbiamo una casa, un lavoro, ci divertiamo, facciamo le vacanze. Io in giro per il mondo ho conosciuto tantissimi schiavi, come quelli che avete visto nel video di Funima, che non hanno nessuna speranza di emancipazione, manco quella di mangiare. Se mangiano ogni giorno già sono fortunati. Però tutto questo castello che produce queste situazioni aberranti, compresi i gravi problemi che abbiamo oggi noi come società italiana, deriva o può essere spiegato con una sola parola: si chiama inganno. E vi ricordo che un giovane barbaramente ucciso 2000 anni fa si chiamava Gesù Cristo, penso che l'avete sentito nominare qualche volta. Lui diceva: l'inganno è peggiore del tradimento. Puoi spegnere le luci, per favore?
Спасибо большое, я всех благодарю за участие в этом. I fuori OSA sono davvero pericolosi. A cercarci questa volta il primo ministro russo Dmitry Medvedev, probabilmente esausto al termine di un'intervista sulla TV di Stato russa, durata 90 minuti, non si è accorto di avere il microfono ancora acceso e si è lasciato andare a dichiarazioni a dir poco sconcertanti. Argomenti trattati, Babbo Natale e gli extraterrestri. Io credo in Babbo Natale, anche se non troppo, dice Medvedev. Non sono una di quelle persone che dice ai bambini che non esiste. Di fronte a una dichiarazione del genere, i tecnici in regia non hanno potuto fare a meno di continuare a registrare. E infatti se ne sono sentite ancora delle belle. Nella valigetta con i codici nucleari, il presidente conserva una cartella top secret che contiene informazioni sugli alieni che hanno già visitato il nostro pianeta, sostiene il primo ministro. Insieme c'è anche un dossier riservato sul monitoraggio delle presenze extraterrestri nel nostro paese. E la conclusione del discorso di Medvedev lascia davvero senza parole. Potete trovare informazioni più dettagliate a riguardo nel film Man in Black. Non posso dirvi quanti alieni sono tra noi al momento, se no scatenerei il panico. Il fuori onda di sicuro non sarà mai trasmesso dalla TV, ma è stato immediatamente pubblicato su internet. No, no, lascia spento. Beh, è giusto che facciamo sentire... Perché anche i giornalisti di Repubblica sono mal informati e non è vero che non era stata ripresa l'intervista. Eccola qui. Рассказываю вам первый последний раз. Вместе мы передачи чемодан с ядерными кодами. Президенту страны приносит специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад абсолютно закрытый спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько лет. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Лучше. Grazie. Allora, siamo ingannati. Il fatto, come vi dicevo prima, che in tutto il mondo si usi questa maledetta, dico io, parola che divide l'uomo, la parola credo, credi agli UFO, è subito risatina. Ah ah, io rido perché io sono furbo, mica mi faccio fregare da queste fesserie. Io sono uno tosto. E non ci rendiamo conto che nel mentre noi stiamo facendo così siamo degli idioti. Perché quella manipolazione mentale che ci fa reagire come burattini, in tutto il mondo si reagisce uguale, dimostra che il sistema di inganno e manipolazione delle nostre menti funziona benissimo e noi non siamo così intelligenti come pensiamo, siamo molto stupidi, perché ci facciamo condizionare ad avere reazioni che non sono naturali, sono innaturali. Non ragioniamo su quello che ci viene detto, semplicemente reagiamo come quelli, gli animali del circo, ammaestrati, ci hanno ammaestrato a reagire in un certo modo. Vedete, ogni rivoluzione nasce da un cambio della cultura, solo un rinnovamento della cultura produce le rivoluzioni, così è stato per la rivoluzione francese ad esempio. Oggi, come può esserci rivoluzione se non c'è nessuna cultura innovativa? Perché i ricchi hanno adottato una strategia straordinaria, hanno messo nelle nostre menti la loro cultura. Tutti vogliamo essere ricchi, tutti vogliamo essere famosi, tutti vogliamo apparire, ma questa è la mentalità tipica dei potenti. Ora, in questa battaglia mortale per arrivare primi, ci sono tantissime vittime e pochissimi vincitori, però siccome siamo tutti affannati a cercare di emergere in qualsiasi modo e a qualsiasi costo, abbiamo sempre la nostra vita occupata
da questo tentativo per cui non ci può essere nessuna rivoluzione di nessun genere. E così loro continuano tranquillamente a usarci, a fare i loro interessi, e noi passivamente a seguire le loro metodologie e la loro mentalità. E la situazione non solo non cambia, va sempre peggio. E nonostante noi viviamo sulla nostra pelle il peggioramento di tutto, perché ci stanno togliendo tutte le conquiste che sono costate sudore e sangue negli anni 60 e negli anni 70, la sanità, la scuola, il lavoro, che sono diritti costituzionali, e ce li stanno togliendo con una truffa chiamata debito. Vedete, noi pensiamo di sapere un sacco di cose, ma non sappiamo niente sulle cose fondamentali che gestiscono e reggono la nostra vita. Ad esempio, non sappiamo come funziona il denaro. Chi fa il denaro? Perché il denaro produce debito? Perché siamo indebitati? Oggi un italiano appena nato, quindi un giorno di vita, ha già 50.000 euro di debito sulla testa. Allora, o sono dei pazzi i suoi genitori che hanno indebitato il loro figlio, il loro nascituro, oppure c'è qualcosa che non quadra. Ma tutti ci hanno detto che abbiamo un debito, nessuno ci ha spiegato perché abbiamo un debito. Abbiamo delle supposizioni, ma nessuna prova certa. Sono stato in Ecuador qualche mese fa e una signora, il cui marito lavora col presidente Correa, mi ha detto, dice, sai che è successo qui da noi? No, ho detto, raccontamelo in merito al debito. Dice, quando il presidente Rafael Correa è salito al governo, sono arrivati quelli che gestiscono le finanze e gli hanno presentato le cartelle del debito. Quando il presidente ha letto, dice, ma è enorme questo debito, se io pago solo gli interessi di questo debito, la gente non mangia. Dice, sì, signor Presidente, è così, lei sta ereditando un debito dalle amministrazioni precedenti, come è successo a Mario Monti. Dice, ma io voglio sapere da dove nasce questo debito, chi l'ha fatto, perché l'ha fatto e perché lo devo pagare. Ha creato una commissione d'inchiesta, ci sono voluti 14 mesi. Quando la commissione ha portato al Presidente i documenti che spiegavano da dove nasceva il debito, il presidente ha detto, ma questa è una truffa fatta dalle grandi banche di investimento internazionali e io non lo pago questo debito perché è una truffa. Anzi, ficco in galera sia i politici corrotti ecuadoriani che hanno creato questa truffa e tutti i banchieri americani che riesco a trovare, compresi tutti i vertici della CIA che avevano corrotto tutti i vertici militari ecuadoriani, ha tagliato la testa di tutti. Hanno cercato di farlo fuori con un colpo di Stato, ma il popolo ha difeso il suo presidente e oggi Rafael Correa è ancora il presidente dell'Ecuador. In Italia tutto questo non sta succedendo, dove noi ci tiriamo giù i calzoni, paghiamo e stiamo zitti. Al massimo facciamo un corteo, ma nel nostro mondo politico, ci avete fatto caso? La gran cassa delle primarie, quello è troppo giovane, quell'altro è troppo vecchio, tutte e due sono inutili, ma nessuno parla del debito? Nessuno promette che se sarà eletto spiegherà che cos'è il debito. Tutti sono d'accordo che dobbiamo pagarlo, quindi non c'è alternativa. Quindi su queste cose fondamentali noi non siamo informati. Altra cosa importante, cos'è che accomuna tutti gli uomini del pianeta Terra? Tutti. Ve lo dico io, perché la domanda potrebbe sembrare difficile, invece è facile. La vita e la morte. Tutti siamo vivi e tutti dobbiamo morire. Questo accomuna gialli e neri, bianchi e rossi, ricchi e poveri, non il gruppo musicale, sani o malati. Eppure su questi due valori noi non abbiamo, dopo 6.000 anni, nessuna certezza scientifica. C'è stato detto da qualcuno, mi sono dimenticato pure il nome, che questi misteri sono insondabili. Ma nessuno ha fatto la seconda domanda, ma è vero che sono insondabili? Ogni tanto compare un signore vestito in un modo strano,
non voglio essere irrispettoso, che da una finestra mi dice che è un mistero della fede. Ma è vero? O questo signore c'ha veramente un telefono privato con Dio, o forse non è così. Quindi noi a tutt'oggi viviamo la cosa più preziosa che abbiamo, che è la nostra vita, che è un valore preziosissimo, purtroppo a tempo, è un conto alla rovescia, lo viviamo, lo sprechiamo come un tiro di dadi. Vediamo chissà che numero esce. Un tiro di dadi, cioè a caso. Facciamo un semplice ragionamento usando la logica scientifica, un discorso logico-deduttivo. Se non c'è niente dopo la vita, quindi quando il corpo muore, c'è il nulla eterno, il buio assoluto. Allora, se io ho certezza che è così la situazione, in questa vita me la gioco tutta per avere successo e conquistarmi tutti i beni che posso, schiacciando spietatamente i miei simili. Giusto, tanto dopo questa vita non c'è niente, si vive una volta sola, si dice, no? Quindi me la gioco tutta. Non sto tirando i dadi, sto ragionando in merito a una conoscenza certa, scientificamente acquisita. Ma se non fosse così e invece c'è un ente morale molto potente, intelligentissimo, infinitamente intelligente, che dopo la morte io scopro che in realtà sono più vivo di prima, e c'è questo essere che mi guarda con occhi terribili e mi dice: figliolo, tu hai fatto molto male nella tua vita, hai fatto soffrire molte persone, e in virtù di tutti questi tuoi errori dovrai soffrire per un certo tempo. Allora, se io invece ho questa certezza scientifica, sono sicuro che ci starò molto bene attento a non far soffrire gli altri. Invece noi, 7 miliardi di persone, cioè sprechiamo l'unica cosa che abbiamo realmente, che è la nostra vita, così, a caso. Non va bene, non siamo intelligenti, noi dobbiamo chiedere risposte, sia sul debito, sia su cose ancora più importanti come la vita. Ora, nel campo della presenza extraterrestre, che sono civiltà, intanto non hanno debito e non hanno nessun Mario Monti, ma sono civiltà che questi problemi di base li hanno risolti da tempo, cioè sanno perfettamente cos'è la vita, sanno cos'è la morte e sanno cos'è lo spirito, perché hanno una scienza che noi non abbiamo, si chiama scienza dello spirito, ed è quella scienza che spiega matematicamente perché una persona nasce ricca o povera, sana o malata, nera o bianca, lo spiega. Perché, vedete, vi faccio un esempio. Ecco, tutto quel caos che ha fatto adesso sto bicchiere, che pure è caduto, io non gli avevo detto, può essere spiegato perfettamente con formule matematiche. Perché io conosco l'accelerazione di gravità, il peso specifico della plastica, conosco l'elasticità del materiale, so quindi quante volte rimbalza. Quindi questa cosa banalissima che è la caduta a terra di un bicchiere di plastica, io la posso spiegare scientificamente, matematicamente. Ma scusate, ma se si può spiegare con una legge perfettamente matematica la caduta di un bicchiere, ma non ci saranno per forza leggi di ordine superiori, ancora più perfette, che spiegheranno chi siamo noi, che siamo la cosa più meravigliosa e complessa che esista sulla faccia della terra, addirittura autocoscienti, diciamo io sono. Ebbene, noi queste leggi perfettissime, emanate ad un'entità perfettissima, che non è quel vecchio barbuto seduto sulla poltrona a spiare dal buco della serratura della nostra camera da letto, ma è un'altra cosa, ebbene, questo essere ha fatto leggi che governano in maniera perfetta le nostre vite. Quindi le nostre vite non sono frutto del caso, del brodo primordiale, come ci dicono quegli scienziati stupidi. Sono frutto di una intelligenza evolutissima. Ecco, noi di questa scienza non sappiamo nulla, quindi abbiamo bisogno non di tecnologia,
di maggiore tecnologia o di maggiore scienza. Noi abbiamo bisogno di conoscenza nell'ambito delle leggi, dell'etica, su cui siamo molto, molto, molto ignoranti. Vedete, è venuto 2000 anni fa un professore, si chiamava Gesù Cristo, che ci ha spiegato queste leggi. Ebbene, sapete cosa abbiamo fatto noi di questo professore? La stessa cosa che farebbe uno studente universitario che vuole diventare ingegnere. Va all'università, fa la foto del professore, la porta ad un artista, si fa fare la statua del professore, si porta questa statua a casa, gli mette i fiorellini, gli incensi, i lumicini colorati, profumati, e si inginocchia: professore mio, quanto sei bello, ma quanto ti amo, mi fai diventare ingegnere? Secondo voi quella persona diventerà mai ingegnere? Ecco, se noi facciamo così con Gesù Cristo, infischiandocene del suo manuale di sopravvivenza spirituale chiamato Vangelo, noi non ci laureeremo mai all'università della vita. Falliremo sempre, sono 6.000 anni che falliamo, perché tutte le nostre civiltà sistematicamente cadono. Sono cadute civiltà molto più potenti della nostra, i romani, i greci, i sumeri, gli assiro-babilonesi, gli egiziani, e stiamo cadendo anche noi, i comunisti, i sovietici sono caduti, quindi l'uomo sono migliaia di anni che non risolve il problema fondamentale chiamato vita, inteso anche come convivenza. Non lo risolviamo, e questo comporta gravi problemi, a partire dal familiare a finire col globale. Cioè, noi abbiamo dai problemi familiari ai problemi internazionali che causano guerre terribili che provocano milioni di morti. Non risolviamo questo problema e subiamo storicamente questa devastante situazione facendo finta che tanto è sempre successo. Ma chi l'ha detto? Perché non metterci mano? Scusa, se io ho un dente che mi fa male, ma tanto è da sempre che gli uomini fanno male ai denti. Vabbè, ma io ci vado dal dentista, scusa, mica so cretino. Invece, con questa parola stupida, ma tanto è sempre successo, ci porta alla inazione, cioè a accettare passivamente delle situazioni che ci fanno soffrire. Ora, questo disco volante è la rappresentazione di una tecnologia, perché è una vera foto, che è venuta sino a noi per dirci che tutto questo è possibile, ma che fino a che noi non prenderemo con le nostre mani il problema per risolverlo, non lo risolveremo mai. E scordatevi che i potenti ce lo risolvono, i potenti risolvono solo i loro dei problemi, i nostri non li risolveranno mai, li aggravano sempre. Perché c'è sempre stata necessità di una rivoluzione affinché il popolo avesse almeno quel tozzo di pane che gli spetta, perché è il popolo che lavora, non è il ricco che lavora. Sempre il popolo che produce i beni, non i ricchi sfruttano i popoli. E basta. Quindi queste civiltà sono qui per dirci: guardate che è possibile, però non ce lo possono imporre. Quindi si fanno vedere, ma siccome i potenti occultano, loro non possono atterrare massivamente. Ora, questa dichiarazione di Medvedev ci conferma quello che noi ricercatori sappiamo da tantissimi anni, cioè che siamo ingannati e che i poteri non ci riveleranno mai la verità sul fatto che siamo visitati da esseri di altri mondi. Esseri che del Cristo o degli insegnamenti spirituali ne hanno fatto religione, intesa come conoscenza, ne hanno fatto economia, ne hanno fatto scienza, ne hanno fatto politica, cioè hanno strutturato una base di civiltà fondata sugli insegnamenti evangelici, non sui credo. I credo non servono a nulla, non servono a nulla, perché i credo non sono dimostrabili. Noi abbiamo bisogno di sperimentare le leggi dello spirito, di vedere e capire come funzionano, affinché usandole raggiungiamo finalmente quello che è l'obiettivo di ogni essere vivente che nasce su questa terra, che è uno solo: essere felice, stare bene. Non è vero che questo è il nostro desiderio? Tutti vogliamo essere felici. Anche il pedofilo che sta squartando un bambino lo fa perché spera in questo di appagare quel terribile vuoto interiore che ha dentro. Quindi l'eterna ricerca dell'uomo, parafrasando un grande maestro che io amo tantissimo, che si chiamava Paramahansa Yogananda, era un indù,
l'eterna ricerca dell'uomo è la felicità, e la felicità è in Dio, ma non Dio come adorazione idolatrica di un'entità superiore, come osservazione messa in pratica di ciò che Dio ci insegna per essere felice. E sono migliaia di anni che ce lo insegna, e sono migliaia di anni che noi non studiamo e non pratichiamo questi insegnamenti. È inutile andare in chiesa, ascoltare il Vangelo, che a volte nemmeno entra da un orecchio e esce dall'altro, li bypassa completamente perché stiamo pensando ad altro. È inutile, non serve a nulla. Noi dobbiamo praticare per essere felici, cioè dobbiamo vivere. Per chi non crede in Dio deve praticare comunque l'onestà. L'umanesimo dice questo, che l'uomo può attraverso il proprio sforzo raggiungere la giustizia nella società. Il tentativo comunista è stato questo. Ma io non sono d'accordo col comunismo, perché vedete, non ci può essere nessun allievo che diventa professore se prima non c'è un professore che ti insegna. Quindi noi abbiamo necessità di insegnamenti che ci dicano come arrivare alla verità. Purtroppo nel comunismo gli insegnamenti li aveva fatti un altro uomo che probabilmente aveva gli stessi problemi che lui stesso non aveva risolto, si chiamava Carlo Marx. Infatti il tentativo è fallito, perché noi abbiamo bisogno di maestri che abbiano già capito e realizzato quell'esperienza di felicità, e si chiamano Gesù Cristo, si chiamano Buddha, si chiamano Krishna, sono venuti tanti sulla terra, e tutti dalla stessa fonte divina, che guarda caso parlano tutti di amore e di giustizia, tutti quanti. Quindi questa presenza extraterrestre viene qui a noi oggi per dirci che l'utopia non solo è possibile, ma nel cosmo è la norma. E non è difficile arrivarci, perché basta che il popolo pratichi quegli insegnamenti e li imponga ai potenti, perché siamo noi sempre che scegliamo chi ci deve governare. Però i governanti fanno di tutto per farci dimenticare che è così, ma il vero potere siamo noi, il vero potere è il popolo, il vero bene nasce dal popolo. Non si diceva che il popolo era Vox Dei? È la verità. Ma se noi ci facciamo addormentare, ci facciamo ingannare e non pestiamo i piedi per ottenere ciò che ci spetta di diritto, non ce lo daranno mai. Quindi continueremo a avere persone che palesemente ci ingannano. Mario Monti è stato un anno al governo, ci ha ingannato, stiamo peggio. Il debito, non è cambiato nulla. Sapete cos'è cambiato? Che ci hanno tolto un sacco di soldi dalle nostre parti. Avete visto in giro quanti compro-oro ci sono? Ma quello era un piano, perché col debito si governano i popoli e si vende carta straccia, carta colorata chiamata denaro, che è un pezzo di carta stampato in tipografia, e questi si fregano i beni si chiamano servizi, trasporti, telecomunicazioni, oro, case, terreni. Quindi con la truffa del debito intelligentemente studiata ci fregano i beni, cioè ci rubano ciò che realmente vale, perché quel giorno che non ci sarà più pane da mangiare, io non mi sfermerò facendomi un panino con due biglietti da 500 imbottiti con uno da 100, non mi nutre, ho bisogno di un pezzo di pane e in mezzo magari una fetta di mortadella, giusto? Quindi sono cose elementari quelle che vi sto dicendo, eppure non ci ragioniamo mai, perché non applichiamo mai il metodo con cui lavora un essere umano sano, che si chiama medita, deduci e determina. Medito sui dati, quindi tutto quello che ho a disposizione come conoscenza, determino una risposta, scusate, deduco una risposta e determino un'azione in base a quella risposta. E se la risposta è che io sto peggio, mi incazzo. Oh, tu mi hai promesso questo. Io ho accettato che tu ti sedevi su quella poltrona e mi governavi. Ma hai mentito.
o hai mentito appositamente ingannandomi, o hai mentito dicendomi che tu eri un esperto, in realtà eri un ignorante e un incapace perché non hai risolto il problema, me l'hai aggravato e adesso paghi perché chi sbaglia paga. Lo stiamo facendo? Non lo stiamo facendo. E Silvio torna in campo, che bello. Ma scusate, ma siamo seri, ma lo farà? Italiani, italiani, come dice Grillo, lo farà? Non lo farà, perché è un ricco, quindi non farà nemmeno lui i nostri interessi. Non so perché ho fatto questo discorso e spero di non avervi annoiato, ma gli extraterrestri sono persone come noi, più antiche di noi, che vivono in mondi dove hanno creato civiltà bellissime e hanno superato i limiti che la nostra scienza impone, cioè superato la velocità della luce. Vedete, quando uno scienziato dice che qualcosa non è superabile, quello non è uno scienziato, perché la scienza per antonomasia è il superamento dei limiti attuali esistenti. Quindi se la scienza stessa mi dice questo non è superabile, quello è un delinquente, non è uno scienziato. Poi Medvedev non è altro che l'ultimo di una lunga serie di potenti che, diciamo, attraverso strani incidenti o a volte dicendolo pubblicamente, svelano la verità che ci viene occultata ormai da 60 anni, cioè che siamo visitati da civiltà provenienti da altri mondi, da altre costellazioni, da altre galassie. Vi faccio un brevissimo escursus storico per dirvi che con questo termine maledetto, con questa parola credo, siamo ingannati, siamo fregati. Guardate, questo è un generale, si chiama John Sanford, si chiamava Buonanima, il 29 luglio 1952, quindi 5 anni, solo 5 anni dopo la nascita dell'ufologia moderna, perché l'ufologia moderna nasce il 24 giugno del 1947, quando il pilota civile, uomo d'affari Kenneth Arnold, col suo aereo personale, sorvolando il Monte Rainier nello stato di Washington, avvista 9 oggetti volanti non identificati. Fu coniato negli Stati Uniti il termine flying saucer, che vuol dire piatto volante, disco volante in italiano, e solo dopo 5 anni dalla testimonianza che fece il giro del mondo di questo pilota, Kenneth Arnold, il generale John Sanford è costretto dalla pressione dell'opinione pubblica statunitense a rilasciare in una conferenza stampa queste dichiarazioni che dopo commentiamo insieme. Luci, per favore. L'Air Force ha investigato questo problema e, spinti da un sentimento di dovere, abbiamo cercato di analizzare ed identificare, secondo le nostre abilità, qualsiasi cosa nell'aria che potesse costituire una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti. Seguendo questo dovere, dal 1947, abbiamo catalogato ed analizzato tra i 1.000 e i 2.000 rapporti. Una percentuale di questi rapporti pervenuta da osservatori incredibili parla di cose relativamente incredibili. È da questo insieme di osservazioni che siamo giunti ad un risultato e ad una ferma conclusione. Il fenomeno non rappresenta in alcun modo un pericolo o una reale minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti d'America. Allora, il generale John Sanford non dice sono favolette, sono stupidaggine, non bisogna credere agli UFO, dice il fenomeno testimoniato da persone credibili che testimoniano di cose incredibili, quindi al di fuori della logica scientifica tecnologica dell'epoca e anche di quella attuale, aggiungo io, non rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti d'America, per la sicurezza, quindi è un fenomeno pacifico, e lo dice il 29 luglio del 1952, sono passati esattamente
60 anni e pochi mesi, e a tutt'oggi, dopo questa storica dichiarazione del generale John Sanford, che nessuno conosce, a parte i ricercatori, continuiamo a usare questa stupida frase: ma tu credi agli UFO? No, non ci credo. Un altro po' di storia. Nell'ottobre del 57 viene lanciato lo Sputnik. In quel momento è l'unico oggetto di origine terrestre in orbita sul nostro pianeta. Non c'è nient'altro, a parte qualche meteora che entra e si distrugge impattando con la nostra atmosfera. Ma com'è che i giornali all'epoca, il 9 novembre per essere esatti del 57, pubblicano questa notizia? Ancora una volta si è visto ieri che il grande Sputnik, grande per modo di dire, sono 55 centimetri circa, non è solo, viaggia nello spazio accompagnato da un piccolo misterioso oggetto luminoso che lo precede di una decina di secondi. Ma che cos'è questo oggetto luminoso? La stella cometa di nuovo? Che segue lo Sputnik? Quindi c'è qualcuno che già dai primordi della nostra tecnica astronautica ci controlla per vedere se andiamo a fare caos e danni anche nello spazio. E queste piccole sfere luminose, non passa tanto tempo che già incominciano ad essere filmate. Una prima straordinaria testimonianza viene dall'astronauta americano James McDivitt, che in volo con la Gemini 4 nel giugno del 1965. Eccole qui, le piccole sfere luminose. Di una sfera che si era approssimata alla sua navicella. Ho dato un'occhiata dall'oblò e là fuori, contro il cielo nero, c'era un oggetto bianco. Aveva la forma di una sfera. Ti seguiva movimenti con angolazioni anche di 40 gradi. In questo breve filmato, realizzato dagli astronauti dell'Apollo 12, vediamo una sfera bianca transitare velocemente sopra la superficie della Luna. Durante la manovra di aggancio dell'Apollo 17 sopra il suolo lunare, fu filmata una di queste sfere bianche transitare al fianco del modulo spaziale terrestre. Quindi persino sulla Luna queste sfere ci hanno seguito, ma non solo sulla Luna. Questo è un volo di prova del Concorde, c'è un aereo della British Airways che si affianca al Concorde, ovviamente per vedere se tutto va bene, e lo filma. Guardate un po'. Questo è volo controllato, perché la sfera scende in verticale, si ferma, non ha inerzia, si ferma di colpo, risale, si affianca orizzontalmente ai finestrini del Concorde e dopo schizza di nuovo a velocità rapidissima, vi ricordo che il Concorde era supersonico, di nuovo verso l'alto. Quindi queste sfere, di cui esistono migliaia di filmati, decine di migliaia di filmati a tutt'oggi, si trovano in tutti gli ambiti in cui opera l'essere umano, e sono anche queste sfere usate per creare quel meraviglioso fenomeno di comunicazione chiamato cerchio nel grano. Guardate quanto tempo è necessario alle sfere per fare un cerchio nel grano. Il 10 agosto del 96. Credi ai cerchi nel grano? No, li fanno due vecchietti. Sì, adesso hanno 143-145 anni. La mia opinione sul video di Oliver Kessel è che non esistono evidenze di falsificazioni. Perciò il punto chiave è se le immagini del video di Oliver Kessel siano state fatte in forma digitale. Con la parola digitale intendo dire l'eventuale utilizzo di un computer. Nell'intervallo verticale della copia che noi abbiamo non vi è alcuna prova che l'immagine sia stata digitalizzata. Quindi alle analisi il filmato è risultato assolutamente originale. Allora, questi esseri, vedete, sono qui quindi perlomeno dal 47, quindi sono oltre 60 anni. Allora, la logica della tecnica militare consta di tre fasi: spionaggio, ricognizione, attacco. Lo spionaggio
che serve per raccogliere informazioni sul nemico, può richiedere anche molto tempo. Però la ricognizione, che serve per individuare gli obiettivi da bombardare, da attaccare, deve essere molto veloce, perché una volta che noi facciamo la ricognizione, il nemico sa che sta per essere attaccato. Quindi lo spionaggio è molto lungo, la ricognizione deve essere veloce, eppure sono 60 anni e ovviamente dopo la ricognizione scatta l'attacco, subito dopo. Noi siamo sicuramente spiati, sicuramente siamo ricogniti, abbiamo testimonianze, ve le ho fatte vedere, che noi abbiamo scoperto attraverso i militari che siamo ricogniti da almeno 60 anni, eppure non siamo ancora sotto attacco. Vedete, ricognire ci vuole molto denaro, perché bisogna mandare mezzi, quindi ci vuole una logistica, ci vogliono apparecchiature, ci vogliono gerarchie di controllo. Eppure da 60 anni siamo ricogniti e non siamo attaccati da queste intelligenze che sorvolano i nostri cieli. Eppure non è che non lo fanno perché hanno paura di noi, o come stupidamente dice qualcuno, forse c'è qualcosa nell'uomo che loro temono. Loro non temono nulla, perché la loro tecnologia è talmente avanzata che loro possono trasformare non solo un oggetto quale un'astronave, ma anche un essere vivente in pura energia. Quindi non la si può ferire l'energia, e ritrasformare quella in energia nell'oggetto che era prima. Dicesi astronave, dicesi pilota. Guardate un po', questo è un filmato realizzato negli Stati Uniti d'America dal contattista Howard Menger, dove a questo signore terrestre questi esseri gli hanno permesso di filmare le loro navi in fase di transizione energetico-materiale, quello che Einstein ha scoperto con la sua teoria della relatività. È uguale a mc quadro la formula, penso che la conoscete tutti. Vedete? Allora, il movimento è il tipico movimento che noi specialisti chiamiamo a foglia morta, perché le astronavi, i dischi volanti, non sono dei velivoli, sono delle vere e proprie navi che navigano sulle linee magnetiche, sulle onde magnetiche di energia dei pianeti e del cosmo. Vedete, l'oggetto è di energia, è la classica astronave campaniforme che fu fotografata e filmata anche ad esempio da George Adamski. Guardate questa sfera, quindi questo movimento. Guardate questa sfera metallica che poi si trasforma in energia, vedete? Quindi delle capacità tecniche, e vi ripeto che siamo nel 58, settembre 58, che dimostrano un potere, una tecnologia che potrebbe conquistare il pianeta in meno di 10 minuti. Addirittura qui si vede il fenomeno della luce tronca, vedete? Esce un fascio di luce che poi rientra nella nave. Allora, per poter fare questo sono necessarie delle forze terribili. Noi oggi matematicamente le conosciamo, si chiamano campi di torsione, ma non riusciamo a generarli. Guardate, la parte centrale della nave qui è più solida, quindi è più scura, è più fredda, mentre invece l'ala rotonda del disco volante è già in fase, diciamo, è più energetica del resto. Ho un bellissimo filmato molto recente, è del 24 settembre di quest'anno, dove un'astronave in volo di pattugliamento sopra i cieli del Messico lo fa in volo. Guardate che bello, fase metallica, di nuovo fase energetica. Nuovo fase metallica, e poi scompare nel nulla. A un certo punto, uff, esce fuori dal nostro campo visivo, accelera, vedete, sempre di più, e scompare. Quindi una tecnologia che avrebbe la meglio di tutti gli eserciti del mondo in pochissimi minuti. Cioè noi, se si scatenasse una guerra interplanetaria, non avremmo nessuna speranza di vincere contro questa aviazione esterna. Ora, grazie alle telecamere che praticamente abbiamo tutti in giro per il mondo, abbiamo tanto di quel materiale che dimostra, al di là delle parole del generale o di Medvedev, che siamo in una fase avanzata del contatto, perché stanno accadendo cose come questa che i giornali riportano.
o i telegiornali in questo modo qui. Questo è la città di Hangzhou in Cina, l'8 luglio del 2010, questo oggetto volante sigariforme paralizza l'intera città e l'aeroporto civile, impedendo a tutti gli aerei di partire e di atterrare, quindi fortissimi danni economici oltre che disagi ai passeggeri. Domanda: ma perché i caccia cinesi, visto che la Cina è una delle potenze militari più potenti del mondo, non si sono levati in volo per cacciare l'intruso? È un atto di terrorismo, anche se non ha causato vittime. Rimane ancora il mistero sull'oggetto volante che giovedì scorso ha causato la chiusura di un aeroporto in Cina. Sull'avvistamento stanno indagando le autorità militari. Una foto che ovviamente non hanno detto nulla, le autorità militari. Come un grosso aereo bianco e rosso con delle luci laterali. Gli impiegati della torre di controllo invece hanno dichiarato che sui radar non compariva alcuna segnalazione di velivoli in volo. Allora, questo fatto è una dimostrazione che questi esseri danno per, al di là dell'avvistamento in se stesso, dimostrare la loro capacità tecnologica. L'oggetto era visibile a occhio nudo, ma invisibile ai radar. A volte fanno il contrario, sono visibili ai radar, ma invisibili a occhio nudo. C'è uno straordinario filmato che fu rilasciato nel 2004 dal capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica messicana. Guardate l'astronave di Hangzhou. L'avvistamento è stato spettacolare. Un grosso aereo bianco e rosso. Ma io un aereo non ce l'ho visto per niente. Dove stanno le ali? Guardate che roba. La stessa cosa succede l'anno dopo, Chongqing, Cina, 17 agosto 2011. L'aeroporto di Chongqing, di nuovo paralizzato per la presenza di un oggetto volante non identificato. Stavolta le autorità non lasciano sfuggire la notizia, perché inizialmente i TG cinesi dicono che era un aerostato, un pallone. Ma quando un passeggero che era rimasto a terra riesce a fotografare l'oggetto e mette la foto su internet, la cosa decade e a quel punto, vedete, questa è una grafica di un TG che vi faccio ascoltare. Vabbè, me la traducete dopo. Sono costretti a dire la verità, c'era un UFO e neanche stavolta i caccia cinesi si levano in volo a cacciare l'intruso. Ma le cose stanno andando molto avanti, notizia che non è mai arrivata in Italia. New York, la città più famosa del mondo, 13 ottobre 2010, la gente tutto il giorno, da mani a sera, questi sono tutti altri telegiornali che si sono occupati, americani ovviamente, del fatto. New York, la gente ferma per strada, naso all'aria, a osservare di nuovo le sfere di luce, filmate dalle telecamere della TV, questa è la WCDS, vedete, New York. In Italia questa notizia non è stata data, quindi sta accadendo qualcosa di molto grande se questi esseri cominciano a farsi vedere pubblicamente e a farsi riprendere anche dai mezzi di informazione. Ebbene, di tutto questo la società umana non ha la più pallida percezione e a tutt'oggi la maggioranza della gente continua a dire: ma tu ci credi agli UFO? New York. Da poco, quest'anno, 11 maggio 2012, la stessa cosa è stata ripetuta in un'altra grande capitale, a Santiago del Cile. Varias esferas luminosas en el cielo provocaron reacciones nerviosas en los capitalinos. Las redes sociales ardieron con miles de mensajes que hablaban de ovnis y pedían. La gente molto nervosa nel centro della capitale perché le sfere di luce sorvolavano Santiago del Cile. Quindi vedete, sta accadendo qualcosa di molto importante e chissà che questo discorso di Medvedev non sia in realtà voluto, cioè che hanno finto.
l'incidente, ma in realtà i russi stanno capendo anche a livello di potere che questa cosa, grazie al fatto di queste enormi manifestazioni che stanno dando in tutto il mondo questi esseri, incomincia a essere molto difficile tenerla nascosta. E allora, piuttosto che fare la figuraccia e rischiare di perdere la credibilità che hanno mentito per decenni, forse incominciano a sganciare qualcosa, perché stanno accadendo tutte queste cose. Guardate cosa è successo qualche giorno fa. Siamo in Messico. Allora, vicino alla città del Messico c'è un vulcano enorme, si chiama Popocatépetl, nome un po' impronunciabile, Popocatépetl, è in lingua nahuatl, l'antica lingua degli Aztechi. È un vulcano molto attivo, un po' come il nostro vulcano Etna, e siccome Città del Messico è molto vicina, il vulcano è monitorato 24 ore su 24 in modo che se succede qualcosa si possa lanciare un allarme e salvare il maggior numero di persone possibili. Ebbene, guardate le telecamere. Allora, non ci sono solo le telecamere del Senapred, che è l'istituto di vigilanza sulla sicurezza civile messicano che filma il vulcano, ma c'è anche la telecamera della televisione nazionale messicana. È la notizia. Il 26 ottobre del 2012 ha fatto rumore in tutto il mondo, in Italia mi sa studio aperto l'ha detta, guardate un po' che succede. Però tra la installazione si registrò algo che non sé che sia, non sé come spiegarlo, vamos a verlo. Dice, se la telecamera ha registrato qualcosa che non so come spiegare. Eccellenza. Allora, un oggetto lungo un chilometro, largo 200 metri, entra dentro la bocca del vulcano Popocatépetl. Estas son imágenes captadas por la cámara de Televisa, ubicada en el cerro Altomoni, muy cerca del volcán Popocatépetl. Allora, si tratta di un oggetto di approssimazione. Hanno cercato di smentirlo in tutti i modi dopo, dicendo che era un difetto del video, che era una meteora, che era, gli era caduto una sigaretta dal pacchetto a Dio. Dio è molto grande, quindi c'ha sigarette di un chilometro. Hanno cercato di smentirlo. Allora, il Centro Ufologico Nazionale, nella persona di uno del suo comitato scientifico, Alfredo Benni, che è un caro amico, ha fatto delle semplici analisi sui fotogrammi, vedete, non è una meteora assolutamente, è un oggetto tridimensionale, ha uno spessore che più o meno ha questa forma qui. Vi ricordo che è lungo un chilometro e largo 200 metri. Dopo qualche giorno è uscito fuori anche il filmato della telecamera del Senapred, che è, ripeto, l'Istituto di Vigilanza per la Sicurezza Civile, e guardate un po', la telecamera è situata in un'altra posizione, il campo della visuale ripresa è molto più grosso e l'oggetto compare dal nulla in questo punto qui. Quindi è un oggetto, anche questo, in grado di uscire dal nostro campo visivo e rendersi visibile. Cioè di entrare nel nostro campo visivo, vedete, e precipitarsi dentro la bocca del vulcano. Quindi stanno accadendo delle cose molto importanti. Tra l'altro, dopo pochi giorni da questo fatto, il 15 di novembre c'è stato anche un terremoto a Città del Messico. Quindi stanno accadendo cose molto importanti su cui il potere ci sta mentendo. Ci mette su tutto, a partire dai soldi e dal debito, a finire con una cosa che cambierebbe per sempre le nostre vite. Vedete, ci stanno rubando il futuro, perché queste civiltà hanno proposto ai potenti questo: se voi smettete di usare le armi nucleari e abolite anche il nucleare civile che vi provoca solo guai, noi vi risolviamo tutti i vostri problemi. Vi ripuliamo il pianeta, vi diamo un'energia inesauribile e gratuita, vi diamo delle sostanze che curerebbero tutte le vostre malattie, vi diamo una visione di Dio che non ci saranno più le guerre di religione, vi diamo un esempio di ordinamento sociale che non saranno più necessarie le guerre, vi diamo l'esempio di un progetto di ordinamento economico che non saranno più necessarie le banche e i soldi. Domanda. Ma le banche gli farà piacere? Alle industrie farmaceutiche gli farà piacere? A quelli che ci vendono il petrolio gli farà piacere? Ecco, tutta questa gentaglia, questi farabutti assassini ci stanno rubando
qualcosa che cambierebbe le nostre vite domani mattina, che risolverebbe tutti i gravissimi problemi che abbiamo domani mattina. Ce lo stanno rubando illegittimamente, indemocraticamente, dittatorialmente, non so come definirlo. Dobbiamo stare attenti, ci dobbiamo informare, non dobbiamo passivamente accettare queste notizie menzogniere che ci vengono date, a partire dallo spread, a finire con gli extraterrestri. Voglio farvi vedere due o tre cose solo, prima di lasciare spazio a una persona che vi potrà parlare molto estensivamente di questi esseri e anche di nostro Signore Gesù Cristo, che è Giorgio, però prima voglio farvi vedere un altro paio di cosettine. Guardate, materiale ce n'ho talmente tanto che potremmo stare qui accampati una settimana intera e forse anche di più, però voglio andare un attimo, torno sempre su questo discorso dei credo e farvi vedere, l'ho già fatto vedere, però lo ripropongo, i cerchi nel grano. Vedete, tu credi ai cerchi nel grano, ma i cerchi nel grano anch'essi non sono materia di fede, è un fenomeno comunicativo attraverso il simbolo. Queste civiltà, visto e considerato che i potenti non vogliono che il popolo sappia, hanno deciso di bypassare tutti e di comunicare in maniera universale attraverso il simbolo, attingendo a tutte le nostre, a tutti i nostri ambiti culturali e scientifici. Quindi un simbolo ci parla a vari livelli, ma il simbolo non è importante solo in quanto tale, perché ci hanno dato sufficienti informazioni anche scientifiche per capire che il fenomeno non è umano. Vedete, è un cerchio nel grano, vedete, c'è un'energia che imprime il cerchio nel grano al suolo, che ha la stessa forma, lo stesso pattern della figura e i cui valori energetici sono misurabili con strumentazioni scientifiche. Qui abbiamo un valore di fondo, cioè del terreno normale, che è di 14 millitesla, e arriviamo a 6 millitesla al centro dei fuochi energetici dei quattro cerchi che compongono la figura. Qui ancora di più, abbiamo un fondo naturale di 5 millitesla, al centro del cerchio arriviamo a 40-50 millitesla, 10 volte di più. Questa energia, che ovviamente non può essere lasciata lì dalle pantofole di due vecchietti che dopo cena vanno a fare i cerchi nel grano, è lasciata da qualcosa di tecnologicamente molto più avanzato che quei due vecchietti. Questa energia produce degli effetti scientificamente misurabili, ad esempio modifica la struttura cristallina. Questo è un chicco di grano spaccato, grano normale, grano irraggiato, vedete, la struttura cristallina viene modificata, ma non solo la struttura cristallina, anche la genetica del seme stesso viene modificato, oltre che meccanicamente, perché vedete, ci sono anche delle deformazioni strutturali. Questo però dipende dal grado di maturazione della pianta quando viene irraggiata da questa energia. Invece la modifica della sua genetica produce che i chicchi irraggiati, vedete, crescono 5 volte più veloci dei chicchi non irraggiati. Allora, questo discorso qui, ancora peggio, irriproducibile da qualsiasi falsario, genera quel fantastico fenomeno che è conosciuto come i cerchi fantasma. Vedete, 28 luglio 2010 compare questo cerchio nel grano. Notare le dimensioni, questo è il capannone dove il contadino, l'agricoltore custodisce gli attrezzi e il trattore. Vedete, però c'è questo. Che è successo? L'anno precedente, il 2 luglio del 2009, questa energia, questi esseri hanno creato questa straordinaria figura che ha un simbolismo spirituale molto bello. Allora, l'energia a distanza di un intero anno, quindi dopo che ci ha piovuto, ci ha nevicato, ci ha fatto la brina, il contadino ha arato il terreno, ci ha seminato nuovi chicchi, eppure l'energia è talmente potente da modificare la genetica dei nuovi chicchi piantati in quel terreno, cambia la velocità di crescita della piantina e si genera il fenomeno dei cosiddetti cerchi fantasma. Questa è la prova provata che il fenomeno non è umano. Eppure dopo più di 20 anni in cui il fenomeno si manifesta, tutt'oggi in televisione ci viene detto «ma chissà». È artefatto questo discorso, perché ci stanno mentendo sui contenuti scientifici di questo fenomeno, che è un fenomeno non umano, quindi un fenomeno che scardinerebbe tutta la cupola di potere che a tutt'oggi ancora ci schiaccia, facendoci fare una vita di puntini puntini.
Questo è un cerchio fantasma nelle Marche, vedete, cerchio del giugno 2007, fantasma nell'estate del 2008. Altro fantasma italiano, Poirino, 20 giugno 2011, primavera di quest'anno, vedete, fantasma del cerchio di Poirino. Altro aspetto strabiliante, vedete, estate 2009, cerchio nel grano, un pilota appassionato del fenomeno sorvola il campo dove era comparso questo cerchio d'inverno, quindi a terreno spoglio. Vedete, c'è stata una grande gelata, non è neve, è brina. Vedete, dove c'è l'energia che ha impresso questa figura, l'acqua non riesce a congelare, così come congela fuori dal cerchio nel grano. Quindi siamo visitati, e queste civiltà sono 20 anni che comunicano al mondo attraverso questi meravigliosi simbolismi, eppure noi continuiamo a pensare, ma chissà, ci credo o non ci credo. Voglio farvi un test semplicissimo, sempre nei termini dell'inganno, e poi lascio lo spazio a Giorgio. Allora, vi faccio vedere delle foto. Sono foto di paesaggi, quindi sono aree estese alcuni chilometri, non sono foto al microscopio, sono in bianco e nero. Allora, tutti coloro che sanno cosa sono queste foto, li chiedo cortesemente che stiano zitti, mi devono rispondere chi queste foto non le conosce. Ah, me l'ho dimenticato, e poi l'estate successiva, in quel campo lì, dove c'era stata la brina, vedete, è comparso il fantasma. Allora, cosa vedete qui? Non è un trabocchestagno o un lago. Siamo d'accordo più o meno? Qui? Altrettanto. Qui cosa vedete? Sono foto dall'alto, riprese in volo. Questi qui cosa ci vedete? Come? Alberi, vegetazione, ha detto così. Sì. E qui? Ah, perfetto, avete indovinato. C'è solo un piccolo problema, sono foto di Marte. Allora, queste sono foto che io personalmente, e ve lo dimostro, ho scaricato. Queste sono i codici d'archivio della NASA, le ho scaricate dai siti della NASA della missione Mars Global Surveyor. Settembre 97, novembre 2006, 240.000 foto di Marte. Foto scattate, vedete gli alberi qui? È una foresta. Foto scattate nella zona del Polo Sud. Ma com'è che a tutt'oggi c'è sta polemica? Curiosity, il 3 di dicembre ci doveva essere questa grande rivelazione della NASA, alla fine è stato l'ennesimo blef. Perché la NASA prima annuncia che rivelerà qualcosa che entrerà nei libri di storia e poi dice, ma no, ce l'avevamo sbagliati. Ci stanno prendendo per i fondelli, ovviamente. O se no, anche quelli della NASA sono degli emeriti imbecilli. Il problema, salto alcune cose, no, ve lo dico, perché mi sono reinteressato di Marte, che era un pezzo che non ne parlavo più, perché compare questo cerchio nel grano il 2 giugno di quest'anno, che è un orologio polare. L'orologio polare ci dice non solo ore, minuti e secondi, ci dice anche il giorno della settimana, il numero del giorno all'interno del mese e anche il mese. E questo cerchio nel grano segna la data del 5 di agosto. Allora, la data del 5 di agosto, con l'ora che mi segna il cerchio nel grano, è esattamente la data in cui decolla e l'ora in cui decolla l'aereo che ha bombardato Hiroshima. Quindi mi sta dicendo, state attenti, mi stanno dicendo gli extraterrestri, che siete in una fase storica dove rischiate la stessa situazione. Ma il 5 di agosto è anche il giorno in cui Curiosity atterra su Marte. La cosa poteva essere vista come secondaria rispetto al fatto del problema dell'atomica, però mi attrae l'attenzione un articolo dell'Osservatore Romano, normalmente molto riservato e prudente su argomenti di carattere extraterrestre. Ebbene, l'11 agosto il professor Pino Benvenuti mi dice che se fosse scoperta la vita su Marte, cambierebbe la teologia, sarebbe
in qualcosa come la scoperta di Galileo. E vi lascio con questo quesito prima di presentare Giorgio. Questo è il Marte che ci fanno sempre vedere, giusto? Questo è il vero Marte fotografato dal telescopio Hubble. Ma qui c'è ghiaccio, c'è l'atmosfera azzurra, c'è queste zone scure che probabilmente sono quelle foreste che abbiamo visto prima. E perché mi fanno vedere sempre questo, se il vero Marte è questo? Forse non vogliono che noi ci rendiamo conto che fuori c'è la vita. Altra cosa, il Mars Global Surveyor mi fa vedere fotografie in bianco e nero. E io dico, ma sei cretino? Spendi milioni di dollari per mandare una sonda su Marte e ci metti una telecamera in bianco e nero, ma sei proprio uno scemo. Invece no, vedete che il Mars Global Surveyor fotografava colori? Solo che le hanno fatte in bianco e nero. E come me le giustifichi dopo gli alberi verdi? Allora le devi mettere in bianco e nero. Allora, tutti questi discorsi, guardate l'acqua che si scioglie su Marte. Guardate un bel lago di Marte di acqua ghiacciata fotografato dalla sonda europea Mars Express. Vedete, il ghiaccio è bianco o trasparente, eppure questo è azzurro, azzurrino, perché riflette il cielo, quindi il cielo di Marte non è arancione, è azzurro, come testimonia bene questo lago ghiacciato del polo nord di Marte. Allora, tutti questi discorsi che io vi ho fatto oggi si manifestano attraverso segni anche sacri che sono apparsi sia direttamente grazie agli extraterrestri, vedete? Una croce di sfere di luce che è comparsa in Florida nel 2005, una croce in Inghilterra sui campi di grano, addirittura un bellissimo calice con l'ostia sempre in Inghilterra, il volto del Cristo. Ricomponendo questi due cerchi nel grano compare questa figura che è esattamente la copia del volto del Cristo ricavata dalla sindone. Ma queste croci compaiono anche nel corpo di una persona, che Giorgio Bongiovanni, vedete, nel suo corpo o attraverso le sue esaminazioni, per dirci appunto che il cristianesimo è cosmico e che il cristianesimo non è una religione idolatra dove facciamo i salamelecchi al divo Gesù Cristo. La religione è l'insegnamento, la sacra docens delle cose sacre, sacra docens, sacerdote. Ci devono essere insegnate le cose sacre affinché noi le comprendiamo, le applichiamo nella nostra vita e raggiungiamo la felicità. Siccome nessuno ce le spiega le cose sacre, siamo a tutt'oggi ancora infelici. Quindi questi esseri ci danno segni e la mente divina e Cristo segnano delle persone e le mandano sul pianeta come messaggeri a annunciare che siamo nella fase che precede la seconda venuta di Cristo. La stessa che dicono i Maya, non c'è la fine del mondo il 21 dicembre, è un'altra menzogna pompata dai media. Così il giorno dopo diranno, vedete che erano tutte fesserie? Che tutta sta storia dei Maya, di profezie, di cambiamento non è niente? E così ci deprimono e ci ingannano di nuovo. Non c'è, i Maya non parlano della fine del mondo, parlano della fine del sistema che governa il mondo. Ma questo non lo spiega nessuno, di questo parlano i Maya e annunciano una nuova età dell'oro o un nuovo regno, come ha detto Cristo. Quindi questi segni sono importanti, ma sono importanti soprattutto le persone che sono in grado di spiegarci la sacra docens e darci notizie attuali su quella che è la situazione e i progetti che Dio ha in mente oggi per noi e per tutto il nostro pianeta. Vi lascio con una vista già mostrata anche qui a Bari, ma la ripropongo per le persone che non l'avessero ancora vista. È un'analisi che fa tra l'altro un vostro conterraneo, un medico, un'analisi ispettiva ai segni che Giorgio porta sul suo corpo. E vi ringrazio dell'attenzione. Thank you.
che non possiamo considerare piaghe perché le piaghe hanno tendenza alla guarigione, e ulcere perché richiederebbe una base patologica, le ulcere sono quelle che non hanno invece tendenza alla guarigione. Il sangue non ha nessun aroma o odore sgradevole che denoti segni di infezione, del resto sono ferite che dimostrano una assoluta pulizia. A parte il sangue che è uscito di recente, non mostrano segni di pus, di infezione, segni di tumefazione, cioè tutti i segni classici dell'infiammazione che accompagna lo stato infettivo, cosa che rende queste ferite particolarmente strane, se vogliamo dire. Strane perché è una ferita che dura da 30 anni, che sangra questa maniera ogni giorno e che fornisce in germi un importante terreno di coltura come appunto il sangue, dovrebbero recare, come classico sarebbe facile trovare in altri casi, dei segni infiammatori e quindi di infezione. Invece queste sono ferite che hanno le sembianze di ferite sterili. E niente, la sofferenza di Giorgio Bongiovanni che accompagna questa esaminazione, questa parte di commento. Quello che lascia appunto notevolmente impressionati è l'assoluta pulizia a parte sangue della ferita, che non si accompagna a nessun altro segno. Sangue che ho potuto tastare, che per altri mesi in altre occasioni è stato esaminato approfonditamente in laboratorio di analisi, anche nello stesso gruppo, e ha le stesse caratteristiche del sangue prelevato dalle vene del signor Bongiovanni. Quello che resta, a mio avviso, assolutamente inspiegabile è l'assoluta pulizia che dura da 30 anni. E dato che ho avuto modo di vedere già altre volte, devo constatare che non subiscono nel tempo delle alterazioni che ne denotino una evoluzione verso forme degradazione, di degenerazione organica delle ferite o dei tessuti circostanti. Sì, Giorgio? Giorgio sta arrivando. Spero di avervi messo qualche dubbio che tutto quello che ci raccontano in TG non è come ce la vogliono far credere. Dobbiamo stare attenti perché c'è in ballo tutta la nostra vita. Siamo in una fase di grande cambio. Vedete, la profezia Maya dice che ci sarebbe stato un tempo, che scade il 21 dicembre 2012, che loro hanno chiamato il tempo della scelta. Era l'ultimo tempo concesso all'umanità per cambiare, fare una scelta positiva. Sono già iniziati, a partire dal 99, sempre secondo i Maya, ma anche secondo la profezia della Teresa Neumann, una fase dove gli eventi mondiali che si scateneranno e già si stanno scatenando, compresa questa crisi, metteranno l'uomo di fronte alla saggezza o alla stupidità delle scelte che ha fatto. Questo ciclo di eventi globali diventerà sempre più veloce, sempre più globale, sempre più forte dopo il 2012. Non sarà breve, ci vorranno anni, quindi non è una cosa che finisce domani, ma porteranno alla fine, dopo terribili sofferenze, al cambiamento dell'umanità che finalmente entrerà in una nuova età positiva o nel nuovo regno, un nuovo cielo e una nuova terra, come ha detto Cristo. Vedete, la Sacra Docens, i sacerdoti, i Sacra Docens, dovevano spiegare in termini adatti alla mentalità moderna un insegnamento dato 2000 anni fa, cioè dovevano legare l'insegnamento di 2000 anni fa fatto a nomadi, pastori, pescatori, gente assolutamente ignorante di tecnologia, di scienza, di spazio, di cosmo, di biologia, eccetera, e adattarli alla nuova cultura dell'umanità di oggi. Quindi questi segni bisogna spiegarli così,
scientificamente, perché oggi la mentalità moderna ha bisogno di nuove parole, ha bisogno di concetti adatti, se no l'orecchio non ascolta. Quindi questo cambiamento, il nuovo cielo e una nuova terra, cosa significa? Significa che ci sarà un cambiamento geografico del pianeta, una nuova terra, ci sarà un cambiamento gravitazionale del pianeta, un nuovo cielo, cioè la Terra si sposterà, cambierà l'asse di rotazione e quindi i cieli che vedremo saranno diversi. Questo è comprensibile, se no un nuovo cielo e una nuova terra, che vuol dire? Vado al supermarket e me ne piglio un'altra, butto via la vecchia? No, vuol dire questo. Quando nel libro di Giovanni dell'Apocalisse leggo e i cieli si avvolsero come una pergamena che si riavvolge, cosa vuol dire? Quello è il cambiamento dell'asse terrestre, sesto sigillo dell'Apocalisse. Perché quando io apro una pergamena e la lascio, si arrotola velocemente, quindi lo spostamento dell'asse terrestre sarà così rapido che la gente cascherà per terra. E lì c'è scritto, e ogni isola si sposterà dal suo luogo, quindi ci saranno gravi terremoti e maremoti. Questo va spiegato, ma bisogna soprattutto spiegare alla gente cosa bisogna fare per salvarsi l'anima, lo spirito e forse anche il corpo. Ecco Giorgio.